Ok, Alessandra, se vuole può partire con la registrazione. Pensi tu, Elena, a far partire? Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Good afternoon, everyone. Sono Ignazio Veca e insieme a Elena Bacchin vi do il benvenuto al primo incontro della nuova stagione dei lunedì della storia culturale. Il ciclo di seminari organizzato nel quadro del Centro Interuniversitario di Storia Culturale e in collaborazione tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia e del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. I lunedì della storia culturale intendono proporre a un vasto pubblico affondi metodologici e casi di studio delle più avanzate tendenze degli studi culturali. Quest'anno abbiamo pensato di proporre un ciclo tematico che si interroghi sul problema del riconoscimento culturale attraverso una serie di casi che affrontano temi legati alla costruzione dell'identità, agli habitus e agli stili emotivi nel processo storico. Il programma con il calendario che ci accompagnerà fino a dicembre è disponibile online e invito chi fosse interessato a consultarlo. Oggi affronteremo il nodo dell'identità, della sua costruzione, decostruzione e anche della sua manipolazione attraverso un caso celebre, quello della doppia identità di Martin Guerre nella Francia del XVI secolo. Lo faremo approfittando della riedizione italiana del classico studio di Natalie Zemon Davis, appena uscito per l'editrice Officina Libraria, e la cui bella copertina potete vedere nella nostra locandina. A 40 anni dall'uscita del film di Daniel Vigne con Gérard Depardieu, opportunamente richiamato nell'immagine della copertina della nuova edizione, e a 39 anni dall'edizione originale di The Return of Martin Guerre, cercheremo di reimmergerci in questa storia affascinante per esplorare la potenzialità, i problemi e i metodi che la ricerca sul riconoscimento sociale pone nei suoi aspetti simbolici, rituali, relazionali e lato sensu culturale. Lo faremo con alcuni ospiti d'eccezione, che tra poco Elena ci presenterà. Prima di passarle la parola, ho il compito di fornire solo alcune informazioni tecniche. Preghiamo tutti i partecipanti, ad esclusione dei relatori, di oscurare la telecamera per una migliore trasmissione. E allo stesso tempo, preghiamo tutti quelli che non stanno parlando di spegnere i microfoni, ma ci abbiamo già pensato noi, quindi li avete spenti, verranno attivati solo dagli organizzatori al momento opportuno. Quando si aprirà il dibattito al pubblico che seguirà la discussione, e già durante la discussione stessa, sarà possibile prenotarsi per intervenire oppure scrivere direttamente la domanda in chat. Sarà nostra premura autorizzare l'attivazione del microfono al momento opportuno in ordine. Le lingue ammesse sono l'italiano e l'inglese. Nei limiti del possibile cercheremo di fornire traduzioni simultanee per migliorare la comprensione reciproca. So please not Chinese or Swahili. Come tutti i lunedì della storia culturale, anche questo incontro sarà registrato e diffuso in rete. La partecipazione attiva al seminario presuppone dunque il consenso a farsi registrare e a trasmettere in rete il video. Preghiamo quindi chi non volesse fornire tale consenso di tenere microfono e video rigorosamente spenti. Siamo parecchi oggi, già una cinquantina, e poiché il numero appunto è così elevato, e ne siamo lusingati, preghiamo relatori e pubblico di voler sposare il secondo valore proposto da Italo Calvino nelle sue lezioni per il nostro millennio, la rapidità. Se non altro per consentire, sempre nei limiti del possibile, a tutti coloro che desiderano intervenire di poterlo fare. Il nostro incontro, infatti, durerà all'incirca un'ora e mezza. Zoom fatigue oblige. Bene, ringrazio tutte e tutti e passo con piacere la parola a Elena. Elena, the floor is yours. Grazie, Ignazio, e penso di poterlo dire anche da parte sua che siamo davvero onorati, honored e anche molto emozionati di
di poter iniziare così questo terzo ciclo dei nostri lunedì della storia culturale, perché avere con noi Natalie Zemon Davis è davvero un grandissimo onore, una grandissima gioia, la ringraziamo davvero molto, senza togliere niente agli altri ospiti. Insomma, penso possiate capire la nostra felicità. Presento subito i nostri ospiti di oggi. Abbiamo Lucio Biasioli, che insegna storia moderna all'Università di Padova, e con Francesco Torchiani, che oggi purtroppo non ha potuto essere con noi, dirige la collana Storie per Officina Libraria, dove è stato ripubblicato appunto il Ritorno di Martin Guerre. Lucio è un esperto della prima età moderna, con particolare riferimento alla storia culturale, religiosa e politica dell'Europa del Cinquecento, studiato in una prospettiva interdisciplinare e interculturale. Tra le sue pubblicazioni ricordo solamente L'eresia di un umanista del 2015 e Nello scrittoio di Machiavelli del 2017. Siamo poi molto felici di avere con noi Lisa Roscioni, che insegna storia moderna all'Università degli Studi di Parma. È stata visiting professor in prestigiose istituzioni culturali e di ricerca internazionali ed è anche autrice e conduttrice di programmi radiofonici. Tra le sue aree di interesse ricordiamo il rapporto tra storia e letteratura, la storia della giustizia e delle rappresentazioni, ma anche la storia della follia e della psichiatria. Tra le sue pubblicazioni ricordo solamente La Badessa di Castro del 2017 e Lo smemorato di Collegno del 2007. Natalie Zemon Davis non ha davvero bisogno di presentazioni, è una delle storiche più note del nostro tempo, ha insegnato a Berkeley, Princeton, Toronto, è stata presidente dell'American Historical Association, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l'Holberg International Memorial Prize del governo norvegese, che la definisce come one of the most creative historians writing today, e è stata anche insignita del National Humanities Medal, assegnata dal presidente americano Obama. Penso che conosciamo tutti le sue pubblicazioni, quindi ci limitiamo a citare le ultime cose che ha fatto uscire. Cioè, l'anno scorso è uscito Liu Africanus Discovers Comedy and Poetry Across the Mediterranean, e quest'anno sarà pubblicato Listening to the Languages of the People, Lazar Xian on Romanian, Yiddish and French. Lascio subito la parola a Lucio, che ci presenterà anche il quadro di questa nuova edizione del libro. Grazie. Ringrazio di tutto cuore Ignazio Veca ed Elena Bacchin per aver organizzato questa preziosa occasione di confronto e ringrazio soprattutto Natalie Davis per aver accettato di parteciparvi. Per me è un piacere e un onore immenso essere qui oggi a parlare del ritorno di Martin Guerre. Se oggi siete qui e siete in tante e in tanti, significa che sapete di cosa parla il libro. Siamo intorno alla metà del Cinquecento, 1548 se non sbaglio, quando un contadino piuttosto agiato, di origine basca, di nome Martin Guerre, decide di scomparire nel nulla, lasciando la sua casa nel villaggio di Artigat, nei Pirenei francesi, e lasciando soprattutto la moglie Bertrand e un figlio piccolissimo, Sanxi. Dopo 8 anni un uomo si presenta al paese e afferma di essere Martin che è tornato. Naturalmente qualcuno ha dei dubbi, ma l'uomo, come se fosse una specie di novello Ulisse che torna a casa dopo una lunga lontananza, questo uomo ricorda cose che solo Martin Guerre poteva ricordare. Come tutti sappiamo, Ulisse ricorda il letto nuziale scavato nel tronco di ulivo. Il nostro uomo, più prosaicamente, ricorda un paio di calzettoni bianchi che aveva messo in una certa cassa prima di partire. In questo modo riesce a convincere gli abitanti del villaggio e soprattutto riesce a convincere Bertrand, che lo ammette in casa e partorisce da lui altri 2 figli. A un certo punto, per ragioni di eredità, questo equilibrio, che era un equilibrio precario, ma era un equilibrio, si rompe e lo zio di Martin, Pierre Guerre, denuncia l'uomo, accusandolo di essere Arnaud Dutille, detto Pansette, un impostore che si è impossessato dell'identità del nipote. Ne nasce un processo dove il giudice, che è Jean de Corat, uno dei più importanti giureconsulti ugonotti dell'epoca,
è lì lì per dare ragione all'imputato quando con un autentico coup de théâtre si presenta in tribunale il vero Martin Guerre, invecchiato, con una gamba di legno a seguito del ferimento in battaglia, ma riconoscibile, senza ombra di dubbio. A quel punto Pansett, smascherato, confessa, dice che non aveva mai incontrato Martin. In realtà è possibile che i due o sotto le armi o nei loro vagabondaggi si fossero conosciuti, ma era semplicemente, diciamo, arrivato nei dintorni del villaggio e lì alcuni conoscenti dell'uomo lo avevano scambiato per Martin. Così si era informato sul conto del contadino scomparso e aveva deciso di occupare il posto che lui aveva lasciato vuoto. Arnaud Dutille, il falso Martin Guerre, viene a quel punto condannato a morte e il processo diventa una cosa celebre, un caso di cronaca discusso a tutti i livelli della Francia dell'epoca, dall'ultimo crocicchio del più sperduto villaggio fino agli essai di Montaigne, che rimase piuttosto disgustato dalla sentenza. Facciamo un salto di oltre 400 anni. All'inizio degli anni 80 del Novecento, come è stato ricordato prima da Ignazio, il regista Daniel Vigne decide di fare un film sulla vicenda, con un giovane Gérard Depardieu nella parte di Arnaud Dutille, e invita sul set come consulente storica Natalie Davis, che qualche anno prima aveva scritto un libro su saperi e rituali nella cultura popolare francese del Cinquecento. Proprio grazie a questa esperienza di consulente storica per il cinema, Natalie Davis torna su questa cause célèbre e torna a interrogarla, ma la interroga con domande totalmente nuove rispetto a quelle che erano state poste a quel caso in passato. Paradossalmente, qui cito da un passo della prefazione all'edizione italiana dell'opera, più assaporavo la creazione del film, più mi stuzzicava il desiderio di qualcosa che vi andasse oltre. Scrivere per attori e spettatori, anziché per un pubblico di lettori, sollevava nuovi interrogativi sui valori condivisi dalla gente del secolo XVI. Se, ad esempio, fossero altrettanto preoccupati della verità e della fiducia quanto lo erano della proprietà. Vedere Gérard Depardieu appropriarsi della parte di Martin Guerre mi offriva nuovi spunti per pensare all'impresa del vero impostore, Arnaud Dutille. Cercare delle risposte a domande, a interrogativi come quelli sollevati da Natalie Davis in questo libro fa parte del lavoro quotidiano di molti di noi qui, di me certamente, che sono uno storico della vita religiosa e culturale del Cinquecento e insegno antropologia storica dell'età moderna. Non è però tanto, diciamo, per questi motivi che sono qui oggi, quanto perché, come è stato ricordato, dirigo assieme a Francesco Torchiani, che oggi non può essere qui, la collana Storie dell'editore Officina Libraria, presso il quale è apparsa questa riedizione, questa nuova edizione del Ritorno di Martin Guerre. È ovvio che la forma che, diciamo, ha preso negli anni il mio modo di fare il mestiere dello storico e la ripubblicazione di questo libro sono due cose profondamente correlate. Se io non lavorassi su temi e su momenti cronologici anche affini a quelli trattati nel volume, se insegnando ai miei studenti, alle mie studentesse, non mi capitasse di molti di loro li vedo anche connessi, mi fa piacere vederli connessi, loro sanno che questo libro lo nomino praticamente quotidianamente assieme anche alle altre opere della sua autrice. Se tutto questo, diciamo, non facesse parte del contesto, difficilmente, diciamo, avremmo preso l'iniziativa di ripubblicarlo. Però vorrei lasciare, diciamo, per un attimo da parte il discorso il discorso intorno al posto che continua e continuerà ad avere il ritorno di Martin Guerre nell'agenda storiografica presente e futura, su cui del resto immagino che poi Lisa Roscioni dirà qualcosa tra poco, per concentrarmi invece sui motivi che sono dietro, hanno ispirato questa nuova edizione. La prima edizione italiana di questo libro vede la luce nel 1984. Gli sono affezionato anche perché siamo coetanei. E lo faceva all'interno di una collana che
ha, si può dire, lanciato nel mondo quella che ancora oggi è l'esperienza di ricerca storica e anche di elaborazione teorica italiana più nota e dibattuta a livello globale. La collana era quella delle microstorie in Audi, diretta con la collaborazione di Simona Cerutti, da Giovanni Levi e da Carlo Ginzburg, che per l'edizione italiana scrisse anche una postfazione intitolata Prove e possibilità, un testo che poi ha avuto anche una sua vita autonoma e che trovate riprodotto in questa nuova edizione. Una cosa che si nota meno spesso, almeno quando si parla di questo libro, è però che le lettrici e i lettori italiani lo conoscevano già da prima che fosse tradotto. A pochi mesi dall'uscita dell'edizione francese nel 1982, lo scrittore Leonardo Sciascia, pubblica per Sellerio un librettino, un piccolo libro, La sentenza memorabile, che è una specie di recensione lunga alle Retour de Martin Guerre, l'edizione francese del libro. Due anni prima, quindi, dell'edizione italiana, era come se Sciascia in qualche modo intuisse il destino storiografico che il libro avrebbe avuto, perlomeno in Italia. Infatti la sentenza memorabile, che parte con alcune pagine di confronto serrato tra la coppia Martin Guerre Arnaud Dutilh e la coppia Giulio Canella Mario Bruneri, che sono i protagonisti della vicenda dello smemorato di Collegno, che è già stata ricordata e di cui penso ci parlerà tra poco Lisa Roscioni, che le ha dedicato un libro fortunato. Quindi sono queste pagine introduttive e poi Sciascia scrive, e cito: «È ormai il momento di entrare nei fatti, sui quali fatti, oltre la relazione di Corà, il giudice del caso, e il ricordo di Montaigne, abbiamo ora uno studio storico dell'americana Natalie Zemon Davis. Scuola di Leroy Ladurie, microstorie». Fine della citazione. Un'identificazione allora tutt'altro che scontata, ma forse, mi chiedo, almeno fuori d'Italia, anche oggi niente affatto pacifica. In ogni caso, è chiaro che quello che stava a cuore a Sciascia in quel libro non erano tanto, diciamo, le tendenze storiografiche che andavano nascendo intorno a lui, quanto soprattutto le storture giudiziarie del processo ai danni di Arnaud. E in particolare l'atteggiamento che, come dicevo prima, fu particolarmente critico di Montaigne nei confronti della sentenza di morte ai danni di Arnaud. Un atteggiamento in cui Sciascia, in maniera implicita, però riconosceva un'anticipazione del suo stesso senso della giustizia, un senso della giustizia pessimistico, destinato a rimanere sempre deluso in qualche modo, ma non per questo disposto a rinunciare all'uso della ragione umana come strumento critico. Vi si trova, scriveva Sciascia a proposito del giudizio di Montaigne sulla sentenza di morte ai danni di Arnaud, lampeggiante nelle tenebre di allora e di oggi, allora di incredibile azzardo ma lasciata cadere con adorabile noncuranza, la frase che io considero del più sublime laicismo. Dopotutto, e qui è Sciascia a citare Montaigne, è un mettere le proprie congetture a ben alto prezzo, il volere per esse fare arrostire vivo un uomo. Fine della citazione. Ora, questo libro che avete potuto capire anche da queste mie poche parole, tanto ha dato alla cultura italiana, ritorna finalmente in circolo e per di più in una congiuntura editoriale estremamente favorevole. È infatti appena uscita per l'editore Racconti la traduzione italiana non di un saggio storico, ma di un romanzo questa volta, il romanzo di Janet Lewis, La moglie di Martin Guerre, che è pubblicato per la prima volta nel 1941 e in cui la parte di protagonista della vicenda non viene recitata da Martin, ma da sua moglie Bertrand e soprattutto dai dubbi che attanagliano la sua nuova vita con un uomo, Arnaud, di cui in fondo non sa nulla, ma con cui si trova meglio che con il primo marito. Questo è interessante perché, a differenza del vecchio Martin, tipo segaligno, scontroso, il nuovo Martin è invece prestante,
sarà stato un po' sovrappeso visto il soprannome di Pansette, ma soprattutto è un uomo galante. Questo Arnaud, che porta un nome da trovatore, come notava Sciascia, si era probabilmente innamorato di Bertrand prima ancora di averla vista, e dopo che l'ha conosciuta i suoi sentimenti si erano fatti ancora più intensi. La Bertrand del romanzo, ma chissà, possiamo immaginare anche la Bertrand reale, vive quindi in questo romanzo un conflitto difficilmente componibile, direi, tra una vita felice nella menzogna e una vita infelice nella verità. Ovviamente è stata una casualità, non ci siamo, come dire, messi d'accordo con l'editore Racconti, e quella tra la pubblicazione della traduzione italiana del romanzo di Janet Lewis e la riedizione del libro di Natalie Davis è solo una coincidenza, felice coincidenza. Dal punto di vista storiografico invece, c'erano dei segnali che ci indicavano come il momento fosse particolarmente propizio, indicato per riproporre un libro come questo. Come sapete tutti, negli ultimi 3 anni sono state ripubblicate altre 2 pietre miliari della microstoria: Il formaggio dei vermi di Carlo Ginzburg e L'eredità immateriale di Giovanni Levi. Altri 2 classici che, come quel libro di cui parliamo oggi, sono costruiti intorno alle avventure, disavventure a dire la verità, giudiziarie di persone che stavano ai margini della società europea cinquecentesca. Il mugnaio friulano Domenico Scandella, detto Menocchio, da un lato, e l'esorcista piemontese Giovanni Battista Chiesa dall'altro. E ora, da qualche settimana, è arrivato finalmente anche il turno di Martin Guerre, e sì, devo dire che vedere l'emozione dei colleghi e soprattutto la curiosità delle studentesse e degli studenti nel riprendere in mano, o nel prenderlo in mano per la prima volta, questo libro, ritrovarlo finalmente di nuovo sugli scaffali delle librerie dopo che era diventato ormai introvabile o trovabile solo a prezzi proibitivi, sì, è una gioia per il cuore e per la mente, ed è una gioia di cui siamo tutti grati a Natalie. Grazie mille Lucio, lascio subito la parola a Lisa Roscioni, non senza perdere tempo. Se il microfono è spento, però... Eccoci qua. Ecco. Bene. E vi ringrazio molto, ringrazio tutti, ringrazio Lucio, Ignazio, Elena e ovviamente Natalie Davis, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi, e anche quelli che ci stanno ascoltando. È sicuramente un'occasione importante, no? Per riflettere sul nostro mestiere, e se ho capito bene anche un po' la finalità di questo incontro, penso che voglia essere anche un po' un invito alla lettura, no? Magari rivolto a più giovani di noi, agli studenti, ai dottorandi, ai cultori, agli appassionati, cioè a quel pubblico più ampio al quale comunque il libro è stato dedicato sin dall'inizio, no? Aveva in qualche modo questa finalità, al di là poi delle questioni più storiche, più storiografiche, più ristrette. Partirei forse dal sottotitolo di questo incontro, no? Riedizione di un classico. La prima domanda preliminare è: che cos'è un classico? No? Lo scrittore Italo Calvino, nel suo Perché leggere i classici, ci dice un po' perfidamente che un classico è un libro del quale si dice di solito lo sto rileggendo e mai lo sto leggendo, no? Perché uno poi magari si vergogna di non averlo letto, no? E dice no, sto rileggendo Guerra e Pace, sto rileggendo Natalie Zemondinis, però qui l'occasione è vera, perché effettivamente potrà essere vera, perché effettivamente era fuori, diciamo, dal mercato, e quindi è veramente un'occasione. E Calvino dice anche un'altra cosa, dice che il classico ha un elemento in particolare, è che anche la rilettura ha il sapore della prima scoperta, no? Io un po' invidio quelli che non hanno ancora letto, no? Perché verranno probabilmente come noi anche un po' fulminati in un certo senso, no? Quindi però anche noi, magari a distanza di anni, e sicuramente anche l'autrice, perché questo è un elemento da ricordare, Natalie Davis ha riletto e ripensato il suo libro, ha pubblicato una serie di articoli, un po' in risposta ad alcune recensioni, ma un po' anche perché poi c'è uno strano destino, quello che accomuna
noi storici, e cioè che noi pubblichiamo un libro, pensiamo di esserci liberati di quell'argomento e quell'argomento ci perseguita, un po' perché poi dobbiamo rispondere a recensioni o discussioni eccetera, ma un po' perché in realtà quando noi gettiamo la luce sul buio, no? I riflettori su qualche cosa, poi come dire, si aggancia qualche cosa in noi e quindi poi continueremo a imbatterci in certi temi, personaggi o fenomeni. L'altro elemento interessante a cui farei un accenno è che fa parte sempre del sottotitolo di questo incontro, dice identità, agency e impostura nel XVI secolo a partire dalla riedizione di un classico, no? Allora anche qui avete scelto bene, ovviamente, no? Sono termini estremamente allusivi. Due sono classici, no? Identità e impostura sono due temi classici, sono due temi di grande successo, sia di grande pubblico, ma anche ovviamente due temi storiografici importanti. E sono due temi straordinariamente attuali. È l'epoca delle fake, dei nickname, dei furti di identità, no? La rete, i social permettono esistenze multiple, identità multiple, che il DNA davvero non basta più, no? Quindi, come dire, ci pone un problema non solo di carattere storico, ma anche di carattere attuale, le questioni poste da questo libro. E poi c'è un concetto più recente, agency, che riguarda cioè la capacità o possibilità dell'individuo di far parte di un mondo e al tempo stesso di essere parte attiva di quel mondo, no? E che è un termine che ci ricorda come se tutti quanti noi siamo agiti dal contesto sociale e culturale nel quale viviamo, al tempo stesso ci può essere la possibilità, oggi così come nel Cinquecento, di prendere una strada individuale o di affermare una volontà, un'identità, e questo poi lo possiamo poi vedere nel concreto, soprattutto nel caso sia di Arnaud Dutty, è evidente, l'impostore, quello interpreta una parte, quindi per forza è un ruolo attivo, ma anche Bertrand in realtà ha un ruolo attivo e sicuramente interessante. In quale categoria potremmo collocare oggi il libro di Natalie Davis? Se il libro uscisse oggi, cioè nell'84 era nelle microstorie e, come ci ha ricordato Lucio, è un termine importante ma che non ci vedrà l'inganno, nel senso che è una collana di una scuola storiografica. Non sarei tanto, diciamo, propensa a utilizzare questo termine. È una scuola che non è stata una scuola, è una scuola che non ha avuto un paradigma, ma piuttosto ha proposto un metodo con una tale varietà e diversità, diciamo, di declinazione, che è difficile. È difficile poi, come dire, dargli un paradigma certo. Sicuramente quello che accomuna alcuni libri pubblicati nella collana Microstoria era quella che riguardava in qualche modo contadini dimenticati, umili, esclusi dalla storia con la S maiuscola, no? Che approdano, diciamo, in virtù di vicende eccezionali che li hanno coinvolti, approdano improvvisamente appunto davanti, sono come illuminati, ma che poi magari spariscono nel buio, e magari quell'illuminazione è soltanto nella fetta stretta stretta di un processo che dura 4 mesi, 5 mesi, e per il resto poi cadono nel buio. E quindi tutti questi elementi che abbiamo messo insieme sicuramente, come dire, ci suggeriscono un altro punto essenziale che ci ha detto Calvino, cioè che un classico è un libro che non finisce mai di dire quello che vuole dire, e cioè che una volta che viene riletto, ripensato, dice ancora delle cose nuove, ancora ci fa delle domande. E del resto, cioè noi facciamo gli storici di mestiere, ma anche per i più giovani che ci si approcciano, la prima cosa che diciamo loro è: non c'è storia se non ci sono delle domande. E non necessariamente quelle domande hanno delle risposte certe, definitive, assolutamente, però è il porsi stesso delle domande o farsi dei dubbi che è in qualche modo il mestiere dello storico e che è la storia. Un punto di partenza da quale potremmo partire per ragionare oggi, e cercherò, diciamo, molte cose si potrebbero dire, vi propongo un indice ragionato di argomenti possibili che poi possono favorire una discussione e che spero possano essere di stimolo per tutti noi. Un punto di partenza, un termine, io parlerei veramente di termini, di concetti, è il termine lontananza, la lontananza o la distanza. In un famoso romanzo, The Go-Between, di Leslie Hathaway, in Italia è tradotto con L'età incerta, ma lo conosciamo un po' tutti con Messaggero d'amore, il famoso film di Lucy, l'incipit di questo libro dice: il passato è una terra straniera, fanno le cose in modo diverso laggiù. The past is a foreign country, no? Cioè è una terra straniera, che è un'esperienza abbastanza comune, ordinaria, quotidiana per uno storico, no? Cioè come una tensione irrisolta tra l'ossessione per la ricerca della verità, una verità, lo sappiamo, con la V minuscola, non con la V maiuscola, però certamente il nostro no, il nostro obiettivo finale è quello di ricostruire qualche cosa che assomiglia a una verità possibile, e dal lato il timore
fondato, perlomeno come dire, onesta, con onestà intellettuale, di anacronismo, no? Cioè in realtà poi di proporre delle anche magari eleganti, sofisticate interpretazioni che in realtà però sono anacronistiche, cioè che in qualche modo anche involontariamente impongono una chiave di lettura che forse è troppo distante o troppo lontana. In fondo a questa nello sfondo di questa tensione c'è il buio, l'oscurité. Dark, no? Cioè il passato in realtà è buio, sepolto il passato, no? Ma non soltanto perché noi molto spesso siamo in presenza di fonti sfuggenti, e lo vedremo qui quanto le fonti sono sfuggenti, no? Con questo, con la reticenza delle fonti, noi combattiamo sempre. Le fonti non sono un vetro trasparente, sono opache, no? Vanno in qualche modo decifrate, è complicato. Ma c'è anche qualche cosa che riguarda questo buio, cioè quel senso di alterità assoluta contro la quale o verso la quale noi in qualche modo ci troviamo proiettati, no? L'alterità assoluta del passato è così assoluta che ci sfugge, oppure invece possiamo in qualche modo richiamarla. D'altronde anche nel libro di Natalie Davis, proprio alla fine si domanda, no? Se è veramente riuscita a svelare il vero volto di Arnaud Dutty, l'impostore. Tra l'altro non abbiamo ritratti, no? Noi abbiamo descrizioni ma non abbiamo neanche dei ritratti, spesso non sappiamo neanche la gente quando nasce, quando muore magari sì, perché appunto è stato in questo caso condannato a Roma, no? E quindi, come dire, questa frase finale non soltanto ci rivela la grande onestà intellettuale dell'autrice, ma anche la finezza del suo sguardo, cioè le domande che continuamente si è posta e che ha continuato a porsi. Proviamo a entrare un pochino nel dettaglio, no? Allora, il plot ce l'ha raccontato, diciamo, in modo eccellente sintetico Lucio, no? Cioè la storia, e soltanto da come Lucio ci ha raccontato la storia è evidente che è una storia di successo, no? Perché comunque c'è tutto, no? C'è appunto l'impostura, c'è l'imbroglio, l'inganno, c'è il mistero di questa donna che si riprende quest'uomo, lo riconosce, eccetera, eccetera. E poi c'è addirittura anche il colpo di scena. Avete fatto riferimento al mio libro sullo smemorato di Collegno, che è un caso di doppia identità nell'Italia però del Novecento, cioè durante il fascismo, e anche in quel caso, diciamo, c'è stato uno scambio di persona, ma lì non c'è stato il vero Canella che è tornato, e quindi lì c'erano le impronte digitali, ma anche in un'epoca in cui c'erano le impronte digitali, appunto, l'identità è una cosa più complessa. Col DNA avrebbero risolto meglio? Forse sì, ma forse no, perché poi in realtà la storia, sia la storia di Martin Guerre che la storia di Memorato, ci dicono che in realtà l'identità è anche una scelta, no? E che si può essere qualcos'altro, si può scegliere e si può addirittura, come dire, soffrire per una nuova identità, e ci si può addirittura morire per un'identità che magari non corrisponde alla propria pelle o appunto al proprio DNA. Quindi, come dire, la trama è abbastanza evidente, gli elementi del successo. Il tema di fondo sul quale sicuramente ci possiamo interrogare e su cui si è evidentemente interrogata Natalie Davis è appunto le prove, no? Cioè, non sono conservate, come sappiamo bene, non sono conservate le fonti processuali. Non ci sono scritti dei protagonisti, anzi è probabile che fossero analfabeti, si arriva anche a un certo punto, no, alla percezione che probabilmente Arnaud non sappia scrivere, per quanto sappia parlare molto bene e abbia una memoria straordinaria, no? Però le fonti princeps sono questi due testi di Corat e La Sueur, cioè di un giudice e di un avvocato, la Re Memorable del 1561 e poi la Di Miranda Historia. Per quanto possano essere stati rigorosi o precisi, hanno comunque selezionato, ricostruito, narrato. Cioè hanno fatto un'operazione che già, come dire, ci rivela un primo slittamento, lo chiamerei così, uno slittamento dalla verità. Da una verità, che sia chiaro, che non è una verità assoluta. Cioè non sto alludendo a quanto è veramente successo ad Artigas tra Arnaud Bertrand e poi quando è rientrato. Questo noi lo possiamo evocare in qualche modo, ma lo facciamo già. Come dire, se già il processo è un punto di vista in qualche modo riflesso e già il processo contiene elementi narrativi. Natalie Davis, per esempio, nel libro su Racconti d'archivio ci dice come anche la petizione o per esempio anche la deposizione in tribunale è in qualche modo un racconto, tra l'altro un racconto che può essere
diretto e può essere anche, come dire, può essere o censurato o comunque può essere stimolato da domande, per esempio, allusive o no? Quindi, e poi dietro c'è magari una strategia difensiva, lo vedremo per esempio nei discorsi che fa Bertrand, che strategia difensiva c'è. Comunque, sicuramente quindi c'è un primo slittamento importante della verità, perché noi abbiamo due documenti che sono documenti che raccontano a loro modo una storia che poi non finisce lì, nel senso che la storia ha continuato a essere raccontata e ogni epoca l'ha raccontata in un modo diverso, perché questo è quello che poi succede, no? È che ogni epoca reinterpreta la storia a seconda del contesto culturale in cui quella storia viene riraccontata. Cioè c'è una storia della storia, e questo in parte Natalie Davis lo fa in parte nel libro, ma la farà poi negli scritti successivi, e cioè quello scritto, per esempio, Les Silences Archives, no? In cui ci dice: ma questa storia è stata scritta molte volte con un taglio diverso. Nel 500 è una storia prodigiosa, è il prodigio, no? Addirittura quasi il magico in un certo senso, no? La prodigiosa memoria. Nel 600 l'impostura celebre, nel 700 diventa la causa celebre, cioè quando non è più soltanto il soggetto e il personaggio nella sua dimensione anche letteraria o tragica, come nel caso, per esempio, come dice poi Corat, nel 500, ma diventa la causa, cioè in cui diventa, diciamo, il procedimento stesso diventa oggetto anche lì di doppia narrazione, perché lo è già e lo diventa a un secondo livello. Naturalmente la mancanza di fonti dirette non ha impedito la ricerca, è semplicemente una ricerca diversa, cioè una ricerca che obbliga colui che la fa a adeguarsi al tipo di fonte. Appunto, abbiamo detto una fonte narrativa, una fonte narrativa che però ci, come dire, ci chiede, ci impone di andare poi a cercare di, come dire, grattare, no, degli elementi di verità o delle parole. Vraisemblable, per esempio, è una parola che ricorre molto spesso e che quindi ci, come dire, ci stuzzica e ci aiuta a capire la complessità dal caso. Mancano delle prove oggettive, ma le prove oggettive mancavano già nel processo, nel senso che in realtà è un processo che si basa principalmente su prove testimoniali. Prove testimoniali in un contesto nel quale come si prova l'identità di un individuo, se non attraverso i riconoscimenti, cioè le somiglianze o dissomiglianze rispetto a dei ricordi. In questo caso ricordi che risalivano a 8, 10, magari 15 anni prima. Quanto sono fragili i nostri ricordi anche dell'altro ieri o di 20 giorni fa o di 6 mesi fa, no? Se dobbiamo, come dire, sì, c'è chi ha la memoria più visiva, ma quanto è complicato. Non ci sono ovviamente fotografie, non c'erano impronte digitali, DNA, eccetera, ma non c'erano neanche ritratti, specialmente poi delle persone più umili era difficile ci fossero ritratti. Le persone non si conoscevano di faccia, lo specchio era un oggetto costoso, il vetro era un oggetto costoso, e quindi magari si guardava riflessi in uno stagno, ma chi si era poi veramente, no? Poi c'erano i segni, e qui Lucio ha fatto riferimento a Ulisse, anche qui ci sono le cicatrici, no? Cioè i segni di riconoscimento, i segni particolari che magari troviamo nei lasciapassare, no? Non c'erano dei ritratti, qualche volta circolavano dei ritratti, nel caso di eretici particolarmente inseguiti, no? Dal Sant'Uffizio, eccetera, circolavano ritratti, ma molto spesso c'erano descrizioni di tratti fisici. Alto, basso, magro, con una verruca, con delle cicatrici, con la pelle chiara, la pelle scura, eccetera, eccetera. Però tutto questo naturalmente appunto si in qualche modo franava davanti al tema del ricordo, e cioè della memoria, no? Sia la memoria di coloro che lo ritrovano o che non lo riconoscono, sia la memoria che lo stesso Arnaud si costruisce. In questo c'è anche un'altra analogia con lo smemorato di Collegno. Lo smemorato di Collegno, questo impostore, diciamo, del Novecento, scrive un'autobiografia di 700 pagine come professor Canella, no? Quindi ricostruisce un suo passato, eccetera. Quindi il tema delle prove testimoniali è importante perché si riallaccia a una delle parole chiave di questo incontro, habitus, no? L'habitus, e cioè quell'insieme
di comportamenti che un individuo assorbe magari anche involontariamente, che però lo possono, comportamenti, gestualità, modo di vestire per esempio, no? Oppure per esempio anche il linguaggio, il lessico che usa, che gli permette sia di appartenere ma che anche in qualche modo di essere riconosciuto. Ma tutto questo insieme di prove, cioè di quelle che potrebbero essere le prove, non sono veramente prove veramente oggettive, potrebbero esserlo ma è molto complicato, in realtà sono prove deboli. Tant'è che la famiglia, che poi si spacca in due, perché poi dietro c'è sicuramente, questo Natalie Davis lo ricostruisce molto bene, c'è una dimensione di conflitto familiare legata a interessi, soldi, eccetera. La famiglia si spacca in due, al punto che non soltanto la famiglia, ma il paese intero si spacca in due, tra quelli che dicono sì, è Martin Guerre, e quelli che dicono no, non è Martin Guerre. Ed è talmente, come dire, sono talmente pari su questa bilancia che Arnaud sta per essere scagionato, addirittura nel secondo processo a Tolosa sta per essere scagionato, finché non appare appunto il coup de théâtre e non appare il vero Martin Guerre. Agnizione, scoperta, di svelamento, no? Capite perché la storia è irresistibile, il libro è irresistibile, già soltanto questo aspetto, non capita quasi mai che poi arriva, no? Il vero, per cui, no? Come dire, il gioco dell'impostore viene svelato in questo modo, no? E però, quando arriva Martin Guerre, i riflettori si accendono improvvisamente, per noi che leggiamo, ma per lo storico che guarda, anche allora, sull'altra figura, cioè su Bertrand. Perché torna quello vero, e allora chi è quello vero? È Arnaud Dutilleux il falso o è il vero, no? E a quel punto che comportamento ha Bertrand? Ecco, lì si apre tutta una parte, diciamo, di questa vicenda che è estremamente interessante, perché la domanda numero uno, che è la stessa domanda che fu fatta per Giulia Canella, ma lei lo sapeva, se n'è accorta, quanto ha partecipato di quello che è stato effettivamente alla fine un inganno, no? Allora, è lecito porsi questa domanda? Qualcuno ha obiettato a Natalie Davis che ha peccato di novecentismo, cioè che ha fatto una domanda che non si può fare per una contadina del Cinquecento. Io dico, e perché no? La domanda è lecita, anche perché è la domanda che si è fatto Corà. Cioè lo stesso Corà, la prima, una delle cose che si è chiesto era, sapeva? Non sapeva? Corà trova una soluzione che è legata alla cultura di quel momento e che in qualche modo, come dire, può essere comoda per risolvere una questione irrisolvibile. E cioè, Bertrand non sa, è stata ingannata. E perché è stata ingannata? Perché le donne sono facilmente ingannabili. Cioè, c'era una soluzione semplice a questo problema. Non solo, ma permetteva anche quello che poi effettivamente fu per Bertrand, la possibilità di salvarsi. Perché se lei sapeva, era coinvolta nell'inganno, cioè nella truffa, non solo, ma anche nell'adulterio. Quindi questo metteva Bertrand in una posizione molto, molto difficile. Però questa è, Cora dice, no, è stata ingannata e questa è la soluzione facile. Tra l'altro, quando la storia è stata poi riraccontata 100 volte tra 6, 700, 800, questa è mainstream, cioè lei è stata ingannata da un truffatore. Natalie Zimondese azzarda un'ipotesi. E se invece se ne fosse accorta? Cioè, sapeva Bertrand, e in questo sapere c'è quell'agency che dicevo prima, cioè c'è una scelta volontaria di una donna, e questo, come dire, potrebbe essere plausibile, lo possiamo dire, di una donna che si trova senza marito ma non è vedova, perché il marito non si sa se vive o morto, quindi è in una condizione personale in cui ci dovrebbe essere un marito ma il marito non c'è. Arriva un altro che forse non è suo marito, ma che le permette però di riacquisire un ruolo anche all'interno della famiglia, per motivi di carattere anche evidentemente economico, e diciamo, ma non soltanto per questo, no? Nella sua posizione nel paese. E quindi lei, nell'accettarlo, al di là del fatto che poi nel segreto dell'alcova e del letto l'abbia riconosciuto o meno, lei comunque lo accetta e in questo compie un atto consapevole. È un atto attivo, cioè non è la figura della contadina, della donna del Cinquecento passiva, ma è una donna che fa una scelta. E Natalie Zimondese propone questa ipotesi. Non solo, ma ci suggerisce qualche cosa che per esempio io ho visto nel mio caso novecentesco, è che lei aiuta il falso Martin Guerre a essere il vero Martin Guerre.
cioè gli dà delle informazioni probabilmente, così come Giulia Canella viene ritrovato un bigliettino sotto il cuscino dello smemorato di Collegno in cui Giulia Canella fa l'elenco di tutti i parenti e degli avi per dare gli strumenti al signor smemorato di poter dire che lui è effettivamente il professor Canella, così probabilmente fa lei e quindi nasce quella che potremmo definire un'alleanza. È un'alleanza, punto interrogativo, quella che si crea tra Arnaud e Bertrand. Poi, e qui l'altro aspetto interessante, Bertrand però ovviamente, come dire, entra nel processo. Tra l'altro lei partecipa come processo, come parte civile, probabilmente ingannato, obbligata dallo zio, ma lei in qualche modo partecipa nel denunciare l'inganno, però ha una posizione ambigua. Dice che è stata ingannata, però non giura che quello non sia suo marito, si rifiuta di giurare che lui sia suo marito. E poi, quando a un certo punto, poi quando arriva Martin Guerre, lei continua a dire che sarà ingannata e Martin Guerre le dirà, però tu non hai saputo riconoscere il mio tocco, no? Il tocco, no? Cioè è lì, alludendo all'altro elemento irresistibile, detto e non detto, come fa una donna a non riconoscere il suo uomo. Uno potrebbe dire, sono passati tanti anni, tra l'altro sappiamo dagli elementi che Natalie Davis ha ricostruito che in realtà, come dire, l'aspetto, diciamo, l'aspetto di coppia era stato un aspetto complicato, solo dopo molto tempo lei è rimasta incinta, quindi voglio dire, c'erano delle questioni. Ovviamente è tutto allusivo, perché parla di allusioni, ma le allusioni appunto rendono poi il caso irresistibile. Allora, Natalie Davis ci propone questa interpretazione. È soltanto una congettura? Perché questa poi è la domanda che ci possiamo fare, no? In effetti i tratti biografici sono scarni. Come ricostruire i tratti biografici, no? Quando i protagonisti poi sono dentro una società, una cultura, un'epoca, un lessico, no? Quanto sono espressione del tempo e quanto invece appunto sono figure eccezionali che in qualche modo rompono le convenzioni. E qui Natalie Davis ci propone un metodo. Come superare questa barriera, queste difficoltà? Un metodo originale, interessante, una sfida per noi storici sicuramente. Lavora per compensazione o per analogia. Dove non ho, compenso con qualcos'altro di analogo. Naturalmente lo propongo come analogo, non dico che è andata così, però in quell'epoca una donna quando si sposava, come nascevano i figli, come si regolavano i rapporti patrimoniali, non ho il documento specifico, o ce l'ho, perché poi Natalie Davis ha cercato molto negli atti notarili, per esempio, lì tante cose, come sappiamo, si possono trovare, no? Le chiama preuves secondaires associées, prove secondarie associate. E persino il silenzio è una prova per certi versi, no? Che compensa appunto. E poi c'è un altro strumento che utilizza Natalie Davis, che è lo strumento della deduzione. Ciò di cui non ho la prova provata, cerco di dedurlo. Lo immagino? E qui si apre un'altra parolona chiave per noi, no? Una nostra dannazione da storici, l'immaginazione. Lo storico lavora di immaginazione, sì. Lavora di figurazione, quella che Natalie Davis chiama la figura, il dare forma, no? Dare una figura. Sì, ciò che lo differenzia dal romanziere è che lo fa in un modo esplicito. Formula ipotesi, riempie quegli stessi vuoti che riempie il romanziere, per esempio la Lewis, no? Su Bertrand. Bertrand è la protagonista silenziosa per certi versi di questa storia, riempie quei vuoti e quindi in qualche modo fantastica su che cosa può aver pensato e quindi illumina in qualche modo quel buio di cui parlavamo. Sono artifici retorici soltanto? Cioè sono un modo elegante per trovare una soluzione a dei problemi difficilissimi da risolvere? Come ricostruire che cosa avevano in testa degli uomini del Cinquecento? No. C'è una metodologia storica precisa. E Ginsburg, dà una forma, no? Ne dà una forma precisa, cioè è il mondo, la verità della possibilità, del forse, della congettura, che è un'operazione legittima purché sia esplicita. Se è esplicitata, a quel punto diventa legittima. E questa operazione però, cioè quella, come dire, del campo della congettura, del possibile rispetto a quello che io ho di prova certa, ci pone un'altra questione importante, che è quella del limite. La questione del limite. Fino a che punto si può spingere uno storico, no? Natalie Davis nel suo articolo Les silences d'archives a un certo punto parla di incertezze, incertitude, no?
le incertezze con le quali combattiamo noi storici tutti i giorni, no? Sono inevitabili. Non solo sono inevitabili, ci dice Natalie Davis, ci dice sono necessarie. Cioè è quell'arte del dubbio e del farsi delle domande che sono necessarie per questo lavoro di ricostruzione che noi vogliamo fare. In questo modo, se vogliamo, il libro, questo libro, supera se stesso, no? Cioè proprio perché apre, come dire, la sua rilettura apre a molte domande. Natalie Davis dice in uno di questi articoli, in fondo il mio libro non è stato altro che una esplorazione sul problema delle verità e del dubbio e dei confini incerti tra gli uni e gli altri. Io su questo concluderei, avrei anche una domanda per Natalie, se volete la faccio dopo, la posso fare adesso. Se è breve, vai pure. No, 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 io quello che volevo chiedere a Natalie Davis, glielo chiedo in italiano, non so se preferisce in francese o in inglese, insomma, io le voglio fare una domanda, je vais poser une question, si je préfère en français, si vuole. La domanda è una domanda retorica, però è la domanda che, no? Sono passati 40 anni, no? Lei ha avuto modo di leggere, pensare, scrivere altre cose. Si sarà sicuramente chiesta oggi. Lisa, scusami, en français. Alors, je vais vous demander, sont passés 40 ans, et vous êtes posé plein de questions, et vous avez écrit déjà plusieurs fois, encore une fois, sur l'histoire de Martin Guerre, sur votre livre, etc. Alors, c'est une question peut-être un peu enfantine, mais finalement, aujourd'hui, vous réécrirez le même livre, hein? Alors, can you translate that? I could hear she's asked me a question, but can you translate? Yeah, she's just asked a question can you hear me? Yes, I can hear you. Just okay. I heard the French, but I didn't quite get the question. Yeah, she asked you if you would write the same story today after 40 years. Yeah. Yes. And it is one of the questions that actually asked already to Natalie. Yes. Well, let me begin by thanking both Lisa and Lucio for their very rich historiographical and methodological comments. Would I write it the same? In many ways, yes. In many ways, I think that the issues remain central. I think your comments, yours and Lisa's and Lucio's comments suggest we face these issues of identity and how it's defined, how we exist, how our identity exists in relationship with others socially. So I still feel that the social, political, and cultural dimensions that I brought in as background are still quite relevant. What I would amplify, and you may, Lisa, you may have discussed this in your comments, you went quite fast, so I wasn't always sure I followed, but I would do much more, take even more seriously, the importance of the dangers of imposture and the importance of truth-telling. Now, I did a little in my book on that, but I was so stressing the agency and the creativity and the theatricality of my characters that I perhaps didn't give as much doom to the question of lying, of making things up. And our political scene today is so filled with falsehood, the presence of electronic means of communication, the web and so forth, has so much more complicated our ways of communicating with each other compared to printing. My book, I thought a little bit about the impact of printing and compared it to oral history, but the stakes are much higher with electronic means of communication, the possibilities of falsehood and creation, and the importance of being able to know how we can believe each other. So I think I would have, the chapter in which I raised the question of truthfulness and playfulness and the dangers that imposture can insert into human relations, I would amplify that considerably more. The rest, I kind of like the book. I read it again. I hadn't read it for a long time.
I enjoy hearing both Lucio and Lisa talk about. I enjoyed reading it. I thought it was quite accessible for students. And I like the fact that I think I did better then than the way some of my writing now. I hope I'm writing it accessibly. But and I also enjoyed writing it so much that it was a great pleasure. It was just so much fun to do. Perhaps, did you want me to talk a little bit about the impact that this was raised by Lucio's comments about the impact of having worked on theater, about film, on my writing as a historian? Yeah, sure, as you like, we will be happy to. Well, I mean, because maybe it was covered sufficiently in the comments by Lucio and Lisa, but it taught me a great deal working on the film. I've said a little bit about this in the book itself, but I'll just elaborate here that in a film, people are talking. Conversations are going on that we don't hear. They're not in our sources. And I realized how important it was to think about the way people talk to each other, even when we can't find it, and the great importance of trying to find evidence for that conversation. And it was with this that the judicial records are so helpful, because even for peasants, you at least get some indication of how they talk to each other in the documents back and forth in a court case. So I took that very, very seriously. And I took the importance then, if you were going to draw upon language, of being sure as historians, since we write as historians, that we always identify when we are imagining, when we are consulting. I think sometimes it's very useful to do it, but when we go even beyond our sources, we have to always use our qualifier. And that was something that actors don't have to do. They're film actors or stage actors, they're up on the stage. So the other thing I learned, and both from the film and my recent work on theater, watching the actors move into a role gives you a strong sense of the importance of gesture, of outfit, how that makes a difference in how people perform. And going back to the Martin Gare story, then you have to think more about costume, dress, gestures that people use with each other. So those experiences alerted me to forms of historical acting that we should try to locate, if we can, in our sources. So those are some of the things. I loved working on it. I guess the final thing I'd say is that you sometimes get lots of ideas from the questions that the actors ask you that you might not think of it as a historian. What does it feel to be an angry father, as was the case in the recent play that I'm consulted on, connected with my Leo Apatonis book? What does it mean to be an angry father with bawling on a child because they're making a marriage that you don't want? Well, an unwanted marriage was one of the issues in Martin Gare. Here I had actors talking to me and making me think, pose new questions about the kind of conflict that could emerge in a family when a marriage is being made that people are opposed to. Questions I might not have thought of just in the sources. So I urge any young historians that are listening to this to look forward to collaboration, if they can, in theater or film, always holding on to your values, being frank with the people that you're working with, but bringing your best expertise to help them and learning from them as you can. So thanks a lot. As I've mentioned, your experience with theater, we're curious about your current research. So what are you working on at the moment, and how is it related with the issue of identities? Well, you'd think I might have had enough with imposters and identity over all these years, but
the recent books still are playing on that. The one modification addition I would make is that in addition to self-fashioning, the imposter question, I became very interested in people who cross cultural boundaries, people in between worlds. And in a way, that was already the case with someone like Jean de Carras, or there are some other people who are crossing boundaries. Arnold, he certainly crossed one when he raised his status by moving into a Martin Guerre family. But I became deeply interested in this, and simultaneously wanted to move away from the European world with the world we live in, and begin to think about the world of Islam, and the world of the Arab world of North Africa, and the Levant. And my Leo Africanus was just a wonderful, wonderful source for this. He is caught by Christian pirates a number of decades before Martin Guerre crosses over into Spain, and a few decades before this North African Muslim is captured by Christian pirates and spends part of his life as a Christian, a seeming Christian, in Rome of the 1520s, in Italy of the 1520s. Well, here you have self-fashioning, but you also have cross-culture in a way that goes beyond anything that you get in the Martin Guerre case. I loved working on this. I did not only my book, Tricks and Travels, 16th Century Muslim Between Worlds, but then in connection with the play, Tuesday's Wazoo, by Wazibua, this other book that I mentioned, Leo Africanus Discovers Home, Theater and Poetry Across the Mediterranean. And as I say, the thing that I found very important and challenging to do in terms of research was bringing how to put these two cultural worlds together, how to have them interact. How are they alike? How are they different? I should say, just in terms of the theater, the Italian world comes out very well, but there is also an active world, a little known world of Arabic theater. Then just to give you a final example, hope I'm not going on too long, I had found along the way in my research, I had come across a Jewish scholar whom I knew as a specialist on my 16th century François Rabelais, the great novelist Rabelais. I had come across this Jewish scholar, and I had thought that the only book he'd ever written was one on Rabelais, and I accidentally found him in a book about Yiddish. And I discovered that this man, before he worked on Rabelais, had been a pioneer in the study of Yiddish as a language, not as a jargon, not as a slang, but as a serious language, which he, a trained linguist, analyzed. And I thought, wow. And then I discovered that in addition, he was a Romanian Jew, this man, he had been a pioneer in working on Romanian folklore and language, which being the most recent of the Romance languages, had not really been fully studied. And I thought, now this is between worlds, Yiddish, Romanian, French, and here I am with my own scholarship. So I have just finished a little book called Listening to the Languages of the People. Lazare Seniu, that's his name, and that's the French version of his name, Lazare Cignano in Romanian, and Lazare Shane in Yiddish. and I take a look at the different ways in which he studied these languages, the main point being, in a way, that he took them very seriously. They were popular languages. And in linguistic studies of the time, there was a hierarchy of the important languages. Indo-European, yay! And the Aryan language, yay! And he took seriously both the Semitic languages and those lower down the scale. He even worked on slang. I was very interested in his reversal of scholarly hierarchies, which, having written long ago a book called, an article called Women on Top, I love things where the carnival reversal of
hierarchies. And here this man was doing this in a study of language and folklore, taking things seriously that many scholars had dismissed as below importance. So those are some of the recent things that that I've been working on that I hope will be helpful for readers. Thank you. Thank you, Natalie. Thank you very much. Time is running up, so we have just half an hour to leave the floor to questions from the public. Quindi abbiamo solo una mezz'oretta ancora rimasta per dare la possibilità a tutti di intervenire se vogliono. Faccio solo un'ultima domanda io alla nostra ospite e poi lascio lo spazio a tutti. So I have just one question for you, Natalie. Yes. You mentioned the performance of the actors and the comparison between the performance from the film and the performance of your historical actors. Yes. Now, we all live now in a time of virtual identities. Yes. And what the social sciences scholars called the collapse of the context of communicative arenas. So the relationship between actors, actually, in social life through social media and so on. So have you think about that? You said that you will tell the same story today, quite the same. And have you imagined an history like that in our social media landscape? Well, as I suggested before, I think we see it all the time, fabrication of self, and with enormous richness and possibility to do it. And we could look at this in a way as expressive, playful, creative, giving people an expansion of their techniques. Okay, fine, but it must always be accompanied by an identification of when one is playing and fabricating and when one is speaking as best one can about one's identity. I mean, we know that's a tricky business. We don't always have our identity clear. But I think that it's deeply important that we have a code of honor in regard to communication on the electronic media. And I feel this is a huge challenge for our schools. Our schools should, maybe they're doing it, but I don't know that they are, should inculcate as they teach children reading and watching the media, should inculcate a sense of honesty, explaining when you play and when you speak truly about whom you are, and identify it. So I think we are in urgent need of codes of ethics that we teach our young, and that we follow the habit ourselves much more strongly than we've had before. And this isn't to say to eliminate playfulness, to eliminate performance, but it's to insist upon proper identification of what we're doing. And to not give false news, again, to use a phrase very common right now, not to pretend to say that something is true when it isn't. That's of critical importance. More when I think back on the 16th century, with all this arguments about the truth and its establishment of index and inquisition, we know that doesn't work very well. Inquisition and punishment doesn't work very well, but educational pressure and codes of honor
to be put to work here to help people learn, to assist the people, identify their playfulness and speak true in important situations. Thank you. So Elena, can you? Yeah, we have just opened the floor to questions. There is Simo Levi-Sullam that has got a question, and we will now open the micro for everyone. So you can just, you know, say that you are willing to ask a question and you are able to speak. Thank you. Procedo. So a pleasure and an honor to listen to you. I want to ask what you thought at the time of the inclusion of the Italian translation of your book in the series Micro Storie, and what you thought of Carlo Ginzburg's distinction between the proofs and possibilities in his postface to the Italian edition. Thank you. Oh. So let me make sure I understood that, Simon. Could you say, I'm not sure I quite got what you said. The Carlo Ginzburg's book on... What you thought of Carlo Ginzburg's distinction in the postface to your book on between proofs and possibilities. Yes. It's, you know, it's a while since I read what he said, but did he take issue with what I said? Did he disagree? I take it in a broader sense. What did you think at the time of the inclusion of your work in this series Microhistory? You recognize yourself with that label in a sense? Yeah. Well, two things. First, on the proof and possibilities, I've forgotten old age, and I've been working on so many other things. But you may have taken issue with me, but I do like my point of view, which is that if you only limit yourself to what you can absolutely prove, when you have a document that absolutely says it, many of which I did not have for Martin Gare, I had to think beyond. If you only limit yourself to that, you narrow your role, what you can do as an historian. So that what you do in a situation where you're uncertain is, you see, different outcomes, different possibilities. And as I said before, as long as you're clear on what they are and always identify them, this goes back to the question of truth and falsehood. Identify clearly, you leave it open to your reader to think about it. It enriches history. That seems to be. Now, I'm being in part of a microhistory series, of course. I'm delighted to be part of anything that Giovanni Levi and Carlo Ginzburg were part of. I myself, when I began, didn't use the word microhistory. I have no objection to it, but I felt that I was doing a kind of ethnographic history. I was deeply interested in anthropology at the time. I wrote Martin Gare, and I continue to be, actually. And I was jealous of anthropologists who could go in the field. I couldn't go back to the 16th century, call up Bertrand and say, "Hey, Bertrand, did you or didn't you know?" I couldn't go in that direction. So I went in the direction of ethnography, that is, imagining that I was trying to think of myself in the scene, close up, the way anthropologists are. I try to imagine that working with my documents. But this is why, you see, when the film came up, it was like a substitute field, substitute anthropological field. As I say, you can't apply what actors are doing directly with the past, obviously, I've said that. But it was an experiment. It was like an experiment in ethnography. So as I say, I think microhistory is fine, as long as it involves what it did for Carlo Ginzburg and for Giovanni Levi, taking a case that speaks widely. I mean, it's fine to do whatever you want to do, do what you enjoy, but I prefer to take a case where it speaks. And indeed, when I took this Lazar Stenio, my Romanian Jew, what I liked about him and his work on philology
and the Topher that I just mentioned, my new book, now under press. What I liked about him was that in his work with languages and trying to be Jewish and not Jewish and so forth, he speaks to our time as well. It's a case of identity, crossing identity, cross languages. This speaks to issues that we face every day. So it's a very close study of the 19th, early 20th century, but it can address, make people think more richly about things today. So that's, those are some of the thoughts. Thank you very much, Simon. So any other question? I will go with the curiosity because I was rereading your interview with Denis Creuset, and it came to my mind what you have written in this famous pamphlet, Operation Mind. It is not about history, but it's about a freedom in the academia. So how would you relate the situation nowadays in the US about the freedom of speech in the academia? And you said in that time that freedom from fear and intimidation is fundamental while teaching. Well, those are, it's a very difficult and tricky question. Since the freedom of speech was something that I've deep been interested in since my years as a student in the 1950s during the Red Scare in the United States, in which I wrote with another political accomplice at the University of Michigan a pamphlet that caused a lot of, about the House Committee on Un-American Activities, that caused a lot of stir and led to my husband being called by this House Committee of Un-American Activities and so on, the whole Red Scare visit. Since the position that we took at that time, and my husband took at that time and fought for many years, was the First Amendment position of freedom of speech. The current question of ways in which speech can be harmful is very sensitive for us, for me and my husband, with whom I often talk about these questions. I think certain kinds of language, I think the topics, along the way, there's been a concern about certain topics not coming up in a class, that it's going to be too violent and the students might be upset. And people give, the technique here is to give trigger warnings if they're going to bring them up. And I think that these things can be brought up if very carefully framed, rather than denying them, rather than eliminating them. I think to do is to find a frame in a classroom setting where students are comfortable. Now, my daughters are both university professors, and they use techniques taken from some of the indigenous peoples of Canada and in America, where they have circles beforehand to make people in the class feel comfortable. They go around in a circle and they identify themselves. And it gives a setting of safety where people know each other, in which all kinds of topics can be brought up. So I think it's partly a question of finding a setting for discussing. Now, there are certain words that, as you know, are very offensive to people of color. And the question is, could you even use, even in a safe setting, can you use these words? Well, my thought would be, rather than having a blanket thing, but work it through with your students. Find ways to discuss it. Just take the time that's needed. Work it through with students. Find out where people are comfortable, why people might not be comfortable. Try to help people through it. My goal would be always to treat people with respect, but also to expand the horizons of learning, to expand what we can discuss and work out. That would be my hope. If I were teaching again, that's what I would try to do, but try to do what take whatever time is needed for the discussion.
the more, let's create safe space for expansive talk. Thank you. Is there any other question? I'm wondering whether Lisa want me to comment any further. Would she like to add any question that you could translate for me? Sì, se avete domande anche in italiano, poi possiamo tradurle. Do you have any further question? Well, I take advantage of my role as a discussant to ask you one more question. Thank you. Let's put aside microhistory for a moment, but you have been also credited as one of the first exponent of a kind of mixture between microhistory and global history. Mm-hmm. You know, for your research on Leo Africanus and so on and so forth. What do you think are the possibility of this new field of research, the so-called global microhistory? Mm-hmm. And what do you think is the future of global history more generally? Mm-hmm. In a time where, you know, with the COVID-19 and with the war and so on and so forth, you know, the global connections seems weaker than a couple of years ago. Well, I think that there's some very exciting possibilities of global history, and my American colleague Mary Reisner has written on this in very compelling ways. The dangers, of course, is that it can be so large and expansive that you end up not being able to say anything very fresh. About, you know, by the time you cover all the fields, you can become repetitive, I think that's I'm not saying it can't be met, but that it's a danger to watch for. And a second thing I've been concerned about is that the global history is done only that it must be done in dialogue with people elsewhere. It shouldn't just be, say, we North Americans or we Europeans writing it. We should find a way to bring in people from Africa, from the South Asian continent, in simultaneous dialogue. So I think, and some of the recent Cambridge World History volumes have tried to do that. But I think that's very, very important that we define it. Not just bring people in, but take seriously the formulations that people from non-Western lands would use. What do they think are the important questions? Are they the same ones? So that it becomes a genuinely international venture, generally global venture. I'm not sure what is meant by global microhistory. Is it taking a case? Is that taking a case from some very distant land? I don't follow that particular term. Maybe what it means is the kind of thing I like to do myself, is that you take a big project and you cover a lot of ground, but find deep examples along the way. And that would be good global history, if you took a broad canvas, but then took deep examples from India, from China, from Africa, from South America, and so on, to illustrate it. That would be a kind of combination a micro history and global history. It could be quite compelling. So the younger generation, go to it. Is there time for a last question, Elena? Can I ask a question? Yes. Actually. Okay. So my question
is on the always the present, no? The present day. And is also about the global history, which Lucio mentioned. My opinion is, my impression is that the last decades were dedicated to an history of globalization, which highlighted above all individual experiences and the freedom of individuals in this context of globalization, past and present. And my question is, don't you think that now, after 20, 25 years of neoliberal globalization, can we consider also, not also the freedom of individuals, so we have talked about identity as a choice, but also as an imposition on individuals? Have you think about that in your research and about Martin Guerr, but also about Leo Africanus and so on? Thank the idea is identity is imposed from without, rather not than also, not also a choice. So agency could be managed by context, by other peoples, by state, by violence, and so on. So absolutely, yes, absolutely. That is, I the story of globalization is not as not as a story of creative outreach or travel. It is simultaneously a story of imperialism, domination, and war. And it's true that the identities and language adopted and so forth the choices made there are not necessarily free choices. I haven't read enough history to address this, but there are some wonderful novels that come from African writers. I read them in translation in English or French. African writers, or especially from Africa. Or India, but especially Africa, where they address this question of a cultural adaptation which is not free. So I think I think it's something extremely important for historians to address, and this is why I say it's the global historical dialogue must involve historians from non-European, non-Western places. It can't just be us global historians setting the stage and setting the preference and suggesting that some beneficent gift has come. Of course not. And again, I would call attention to the world of literature as helping us. They pay a lot of attention to something like language and the imposition of language. We can learn a lot from them. Thank you. Quindi abbiamo, sono già le 6:30, quindi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Se non ci sono altre domande, in 5, 4, 3, 2, 1, 0, ok. Bene, allora, a questo punto vi direi grazie a tutti. Thank you, Natalie. Thank you very much, Elena, Lucia, Nazio, Carlotta, Lisa. Thank you for you all. So, it's a pleasure to talk with you. It was a pleasure and a very honor. Thank you. E grazie a tutti di essere stati qui con noi, di aver partecipato. E vi diamo appuntamento, Elena, già l'autunno, no? Il 17 ottobre, al prossimo appuntamento dei lunedì della storia culturale, dove accoglieremo Mark Seymour, che ci parlerà di Emotional Arenas nell'Italia dell'Ottocento. Bene, grazie a tutti ancora una volta.
e arrivederci. Grazie mille, è stato un piacere. Thank you. Grazie, saluti a tutti, ciao. Thank you Natalie, thank you very much. Thank you, Natalie. Thank you for your generosity. Sono andata? Sì, ho spento la registrazione. La registrazione è spenta, ok. Sì, ci siamo. Anche Facebook l'ho spento, sì, ok. Alessandra dovrebbe pensare al...